Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. È un bel po' che non registro perché gli ultimi video che avete visto li avevo girati un bel po' di tempo fa. Perché è un periodo veramente che succedono di tutti i colori. Io che non sto bene e neanche il gatto, come vi avevo già preannunciato. Comunque, poi ve ne parlerò meglio. Cerco di tagliarmi questi 20 minuti o quanto saranno di spensieratezza facendovi vedere se avete visto lo shorts o il post che ho messo su questo calendario che mi ha fatto il mio compagno. E è un pack riciclato, non vi dico di chi è, infatti ci ho messo l'etichetta qua, si dovrebbe capire. Vabbè. E non lo tiro su perché pesa un quintale. Ve lo faccio vedere come tutti i calendari che vi ho mostrato, mi sa che più o meno, perché questo comunque è veramente impossibile da tenere. Ho fatto una fatica già a portarlo. È veramente pesante. Mi sa che è bello pieno, che è bello succoso. Teniamoci pronti, cerchiamo di darci anche una mossa perché è già sera tardi. Infatti, scusate la mia mise un po' così, ma si può dire che tra un po' è l'ora di andare a letto. E direi di partire subito e incominciamo con l'aprire il fiocchetto. Si apre così. E è stata una bella idea quella di riciclare un vecchio pack, vecchio vecchio, c'ha qualche annetto. E ecco, però se non mi sta aperto questo, mannaggia. Allora, partiamo subito. Dalla 1 che è qui, mi dispiace che si chiude. Allora, cerco di ricordarmi di mostrarvi le scatole. Come vedete, sono tutte scatolette. Il pack è molto carino. Meno male che l'avevo tenuto. Ecco, comincio già con i colpi di tosse. Andiamo bene. Spero di non dover fare troppi tagli. Cosa troviamo? Rio de Sol, sì, Sol de Janeiro. Ah, deodorante senza sale d'alluminio. Wow! La profumazione Black Amber, plum e vaniglia Woods. Wow! Bellissimo. Scusate se tossirò, ma se ogni volta che tossisco taglio. Perché purtroppo quando parlo mi viene la tosse. Quella tosse col prurito che parte da qua proprio tremenda. Allora, numero 2, bella grande. Bella grandicella, la numero 2. Vediamo cosa tiene. Qualcosa di lilla, il mio colore preferito. Vi dico solo che ci ho messo 3 mesi per farmi questo calendario. Lui che non si intende di skincare, di make-up, perché mi ha detto che è un misto. E ha preso praticamente la mia wishlist. Meno male che ho cancellato i prodotti che ho già comprato. Ha preso la mia wishlist soprattutto da Nottino. Non so se anche da Douglas. Boh. E ha preso insomma i prodotti da lì. Jeffree Star. Skin, una maschera viso tranquillante. Wow, che bello il pack! Guardate, bellissimo. Ecco che arriva il mio gatto. No, mi serve a me la scatola. Ragazzi, mi sembra di morire ogni volta. Bellissimo. Calamitata la stella. Wow, cioè io mi sono presa la scatola per metterci i prodotti qua e ci sei messo il mio gatto dentro. Fufi, ma cioè io non ho parole. Che profumo, non so cos'è. Boh. Allora, numero 3, dai, su, diamoci una mossa, mascia.
Numero 3. Cosa contiene? Paiot. Una crema energizzante per il contorno occhi. 96% di ingredienti di origine naturale. Questa qua dovrebbe essere crema e maschera insieme. Faccio vedere bene. Numero 4. Dove sei, numero 4? Grandissima. Ecco, devo stare attenta che non ci sia qualcosa che si rompe. Grande. Cosa troviamo qua? Pack verde. Ah, burro per il corpo Veleda. Questo mi sa che l'avevo già usato e mi era piaciuto. Oh, hai rotto il pack. Mi sa che dovrò metterla in uso subito. No, meno male che è sigillata. Ve la faccio vedere. Questo è un prodotto biologico. Per ora è il primo prodotto proprio bio che ho trovato. No, com'era così. Allora, poi numero 5. Allora, numero 5. Dove sei? Oh, questo non lo sta aperto, eh. Numero 5. Ah, un altro prodotto di Veleda. Ah, un siero firming per cui rassodante. Ci tengo a farvi vedere anche l'interno dei prodotti. Mi sa che è in crema, però non è acquoso come piace a me. Vabbè. Mi mancavano giusto i sieri. Sì. Vabbè, tanto ultimamente mi sa che gli acquisti non li potrò fare. Qua poi ce n'ho di Roma. Abbiamo detto il numero 5, per cui il numero 6, ho tutti sotto, sono numero 6. Ah, uno dietro l'altro Veleda. Vabbè, si vede che in base alla grandezza delle scatole. Questa è una crema da notte. Oh, benissimo che mi mancava la crema da notte. Non ne compro mai. Questa dovrei metterla in uso subito, se non fosse che c'ho una che sto usando, quella della Nuxe Bio. Testa, bravo, non toccare niente. Questa qui è la crema. Sto cercando di fare veloci perché non voglio che venga un video lungo. Ho già dovuto fare un taglio perché mi prendeva troppo la gola. Poi 7 te, dove sei 7 te? Mi scappa da ridere, poi rimetterla a posto. Credo che non ce le rimetterò. Una tosse tremenda, è quasi 3 settimane che ce l'ho. Rituals Ofamam, scrub per il corpo. Mi taglia, sì, da 125 grammi. Vabbè, abbastanza da provare. Vediamo se è aperto, se è chiuso. È chiuso. No, non si sente niente. Guardate il mio gatto. Vabbè. Spero che mi siano tutte qua le scatole. Allora, numero 8, eccola qua. Chiuditi pure, te fai come vuoi. Due prodotti. Cos'è? Real Techniques Masking Duo. Non ho idea, ragazzi. Mi sa che anche sigillato, no. No. Cos'è? Un coso, scusate, in silicone e una lavetta.
cotone. Non so cosa serve questo aggeggio, poi leggerò. Non so neanche se mi sta dentro. E poi c'è un'altra cosa. Cipria di Zoeva. Mi dispiace che la luce non è proprio delle migliori. Purtroppo sono costretta a girare di sera. Questa è la cipria. Questo è il pack interno. Cipria bianca con questo fiore. Spero che riusciate a vederlo. Che riflette tutto. Bella. Non vedo l'ora di usarla. Infatti, è già un po' che ce l'ho. Calendario. Lo apro, cioè lo faccio il video, poi mi sento sempre male, 2 settimane con sta tosse, mi sono rotta le scatole. 8, 9, 9, 9, 9, eccola qua. È leggera questa. Un rossetto di Zoeva, che bello! Colorazione casting. Sì, fantastico. Si sfila così. Che bello! Vieni fuori! Che bello! Rosso. È un po' più scuro di come lo vedete, eh? Non sto a fare gli swatch, ragazzi. Calamitato. Bello. Sì, anche se è un po' ripetitivo, prima 3 prodotti di Veleda, adesso 2 di Zoeva. Però, chi se ne? 10. E sta aperto te. La 10. Oh mamma. Eccola qua. Sono proprio carine anche le scatole. Mi dispiace che non lo potrò riciclare un'altra volta. Stretta e lunga, leggera. Matitone. Labbra di Pence Velvet della Bourjois. Sempre sul rosso. No, è più fucsia. Bello anche questo. Questo vedo che va spesso sold out. E costa anche una cavolata. Ok, abbiamo detto che era la 10. 11. Ah, ho detto non c'è niente. Ah, 3 prodotti labbra uno dietro l'altro. Numero 1, Makeup Brand Evelyn Flower Garden. Mi sembra di leggerci. Bello. Vabbè, dai. Di quello di Zoeva non vi ho fatto lo swatch, poi lo vedrete sulle labbra. Questo lucido, però non è molto coprente. Peccato, sembra quasi più un balsamo labbra. Ah, anche aperto si vede da qua. Sì, ci sono un po' troppi prodotti ripetitivi di categoria, però quanto make-up? Abbiamo detto, oh mamma, 11, sì. 12. Sì, quella la 21. Scusatemi, sono le più leggere. Ah, 2 prodotti ci sono. Uno di cui mi è caduto. Ah, un pennello di Catrice, come quello che avevo preso al DM. Questo però
Sì, dovrebbe essere quello piatto. La collezione non mi ricordo. I'm unique. E c'era anche la matita labbra di Zoeva, colorazione kerosene. Ecco, magari vi swatcho la matita, se riesco di aprire. Se riesco di aprire. Ok, Belandi, così ho la matita uguale a rossetto, non è proprio rosso, sembra più, anche questo un po' più fucsia, a me non dispiace, anzi, un colore che adoro, qui due prodottini, abbiamo già trovato delle scatole con due prodotti. Bravo, bravo. Sì. E mi dimentico. Allora, 13. 13. Eccola qua. Col cuoricino. Collistar. Maxi Fard, Maxi Blush impeccabile. Dicevo, meno male che non è la cipria, a parte che l'ho buccata l'altro giorno. Anche fosse stata la cipria. Bello. Sì, il pack è uguale a quello della cipria. C'è la plastichina e questo è il blush. Tanto alla fine lo vedete meglio così, anche se lo copro. Comunque ve lo faccio anche vedere così. E sotto anche il suo pennellino. Bello. Proprio un bel prodottino. La plastichina è uguale, la buttiamo lì. Bello. Sì, vi ripeto, sono tutti i prodotti che avevo in wishlist, però fa piacere, eh? Sono stati i prodotti. Ah, non vi ho detto arrivare fino al 25, contando che poi ci sono prodotti doppi. Allora, 14. 14, eccola qua. Ma quanto sono belle queste scatoline. Ah, abbiamo un altro prodotto di Rituals. Off a Mom. Questa è la crema corpo. Da 70 ml, credo sia chiusa. No, era una linea sta qua che volevo provare perché non avevo niente. Buona, sì, mi aspettavo un profumo più orientale, non so perché. La mamma, pensando alla mamma. Ok, 15. È subito qua. Com'è leggera? Ho detto mai vuota. C'è qualcosa di lilla. Cos'è? Lavenda? Lavanda? Ah, bene, Soraya Lavenda. Soraya, boh. Essence c'è scritto. Devo capire cos'è. Ah, smoothing. Mask. Ah, è una maschera. Sì. Vediamo com'è poi. Questa faccio presto a recensirla. È un prodotto monouso. Per cui. Ok, 16. Mi sta piacendo tutto, anche se lì c'era solo quella. Media, ah scusate, con le stelle, i 16. Ho attaccato lo swatch alla scatola. Ah, questo qua dovrebbe avere la scatola, mi sa che non ci stava forse. Il siero al caviale di natura siberica. Bello, è satinato.
Però di vetro, eh. Che volevo provare da tanto tempo. Allora, abbiamo trovato due sieri, sì. Mi sembra, sì. Sì, ho sporcato la scatola con il rossetto della Evelyn. E vabbè. 17. Mannaggia, siamo quasi in fondo. Questa pesa. 17. C'è una bottiglia. C'è tanto, tanto make-up comunque. Ah, quel brand che ho preso il latte detergente. Questo è la lozione tonica. Alla mela. No, lo devo sentire. Sì, sa un po' di mela, sa buono. Delicato, prodotto certificato EcoCert. Poi mi piace da morire al pack satinato proprio, bello. Il latte detergente è buono, poi ve ne parlerò. 18, che qua. Un altro prodotto Zoeva, a ci picchia. Questa volta è un blush, colorazione Bliss, ma quello della colista non ve l'ho detto. Chissà dov'è. Bellissimi pack, eh? Poi anche leggermente in rilievo. Questa è la colorazione, che tanto più o meno sono le mie colorazioni. Poi non potevo sbagliare, metto nel wishlist anche le colorazioni, ovviamente. Se avessi sbagliato qualcosa è colpa mia. Che vuol dire che ho messo male un wishlist. E tanti bei prodottini di Zoeva. Mamma mia, ragazzi. Dovrei farcela continuare. Abbiamo detto 17, 18, 19. Ma dicevo, è vuota. Ah, un temperino. E vabbè, ci vuole anche qualche accessorio, dai. Ah, della Colistar. Però c'è un buco solo. Va bene solo per le matite piccole. Va bene, ma tanto la maggior parte di quelle che ho sono piccole. Poi sono piena di temperini, per cui ce l'ho tutti con due buchi. Adesso passiamo alle caselle con il 2 davanti. 20. Mi dispiace che vi dovete subire la mia tosse. Ci sono due prodotti qua. Un altro prodotto Colistar. Smalto puro. Questo deve essere nuovo. Hanno rifatto il pack. Non so se hanno rifatto anche la formula. Questo è 114. Warm ma Mauve, scusate, ignorante che sono. Sì. Specchia un po'. Ok. Poi cosa ho sulle unghie, sulle labbra, ve lo scrivo in infobox. Come sempre, ragazzi. Qui deve essere stato un campioncino. O ci devono stare tutte qua. Vitamina C più alfa arbutina. 5 carino! Oddio! Per provarlo. Probabilmente era con acquisto forse dei prodotti Colistar. Visto che c'era il blush, c'era lo smalto. Vediamo se c'è ancora qualcos'altro. Bello lo smalto, non vedo l'ora di provarlo. 21, se ne stessi aperto te. No, diciamo che spostano qua tanto ormai. 21. Un altro prodottino labbra. E poi della Catrice. Ah, come quelli che ho preso il pennello e il rossetto.
Come prodotti labbra direi che sono a posto, eh? Sì. Ero già a posto. Vediamo se è buono come lì poi il di Astra. Ma quello lì, non è proprio buono. 22. Che grande. Con tutti i cuoricini. Quanti prodotti ci sono qua dentro? Tre prodotti. Crema buonanotte per le mani. Pelle molto secca di La Vera. Cambiamo un po' brand. È un prodotto biologico. Cos'è di Lilla qua? Ah, leva smalto con acetone. Mannaggia, questo l'avevo messo sì, in wishlist. Però c'è acetone. Lo userò per levare gli smalti quelli scuri come quello di Colistar. Eh sì. Sì, mi ricordo che c'era rosa senza acetone, ma era sold out. Allora avevo messo in wishlist questo. E vabbè. Ah no, pensavo fosse un altro prodotto, doveva. No, questa volta abbiamo Bionic. Nickel tested, senza conservanti, profumo, cajal, matita occhi. Oh, un prodotto ipoallergenico per, i pro per, sì, per gli occhi, per i prodotti occhi, sto dicendo. Bella viola, sì, quella che avevo messo in wishlist. Bella viola. Sono un po' duretta, però. Siamo bene. Oh, questa non dovrebbe fare la cremare gli occhi. È la numero 109. La Bionic si conosce proprio perché fa prodotti ipoallergenici. Però mica male questa scatola, eh. Tre prodotti. Per cui altro che 25. Siamo già più di 30 prodotti qua. Questa era la 22, perché l'ho messa sopra, non lo so. Vediamo che non venga nessuno qui. 23, bella grande. Ah, la 25 piccolina. Allora, 23. È piena anche questa? Allora, un mascara. Oh, la Lash. Ah, di Zoeva. Mai provato. Tra l'altro, a parte che non avevo mai provato niente di Zoeva, per cui qui fa vedere che da ciglia peggio. Cioè, ne hai messo un peggio di queste. Le fa vedere così, belle allungate. Comunque il mascara che ho su è già uno spettacolo. È nero, sì. Black. Perché mi si rompe, uffa. Già il pack qua è viola e il pack esterno è viola. Non lo apro, ragazzi, perché è una marea di mascara, mamma mia. Bello, ma leggero. Non so se c'è la foto dello scovolino. No. Non c'è la foto dello scovolino, peccato. Forse sul sito. E poi c'è un altro. Ah, è un prodotto. Un profumo. Jeanne d'Arc do Brasil. Sì, l'avevo messo nel carrello. Forse anche nel carrello. Lo so, facciamo un casino, ma devo assolutamente aprirlo. Devo aprirlo, devo aprirlo, devo aprirlo. Devo aprirlo, veloce. Più che altro perché non mi fa fare troppi tagli, cioè in tempo, non so perché, tempo lungo. Oh. Che boccetta. Ciao Ornella, so che ultimamente hai fatto vedere uno di questi tipi qua. Un'altra profumazione. Questo è bello dolce. Sì. Poi ne parliamo, eh?
Ne parleremo in qualche video. Devo fare qualche video sui profumi, anche se non sono bravissima con questa tosse, però questo lo metto qua. Dai ragazzi, 24 e 25 finito. Sì, con la tosse dà un po' fastidio. Qua cosa abbiamo? Un sacchettino con dentro qualcosa. Ah, ho già capito. Jean Master Organic, sono prodotti per i capelli. Meno male, qualcosa per i capelli. Ma perché su Ottino di biologico c'è ben poco. Allora, ho già capito. Shampoo. Balsamo da provare, perfetto. Tra l'altro è un brand anche costoso. Sto usando, per dover essere più costante, un siero per la crescita dei capelli, poi vi farò sapere. Ultima casella, anche meno bella. Vediamo cosa contiene. Non è una bomba cioè, diciamo, non è la casella bomba, però contiene un rossetto unico, colore pieno, tenuta perfetta di Colistar. Che anche questo è già un po' che ha cambiato i pack. Bello. Io avevo preso un tipo che non sopportavo il profumo. Questo sembrerebbe diverso il profumo. Ah, colorazione melograno numero 9. Oh, scelgo sempre questi colori, eh. Ce ne fosse uno diverso. Questo qui. Questo è meno scrivente. È anche meno che costa. Bello. Ma guardate un po' la trama. Cioè, ha la trama come il pack. A scatto anche questo, come quello di Zoeva. No, comunque sono felicissima, anche se c'era solo questo. Perché purtroppo la scatolina è piccolina. Niente ragazzi, sarebbe bello rimettere tutto qua. Però adesso vedo se il mio gatto mi ridesse la scatola, vabbè. E spero che il video vi sia piaciuto, un po' meno forse la mia tosse, perdonatemi, ma aspettavo, la tosse non mi passa, non posso fare 10.000 tagli e spero di ritornare più attiva e un periodo un po' così. E fatemi sapere nei commenti se il calendario vi è piaciuto. Ci sentiamo, ciao!